Belli, bentornati e spero che questi 5 giorni per voi siano stati piacevoli, siano stati tranquilli e siano stati anche divertenti. Allora, innanzitutto ci tengo a fare gli auguri, anche se già trascorsa di un sereno inizio, di una serena rinascita a tutti. Stiamo affrontando questo periodo che è un po' strano per i grandi e per i piccoli, però io vedo in voi tanta forza e tanta voglia di mettercela tutta, quindi sono contenta e sono orgogliosa del lavoro di ognuno di voi. Allora, purtroppo non posso ascoltarvi, non posso chiedervi come mio solito. Come è andato il fine settimana, che lo facevamo sempre, ma come sono andati questi giorni di stop. E quindi ho pensato per oggi di fare un'attività sul quaderno proprio dedicata a cosa avete fatto, in modo che avrò la possibilità di coccolarvi uno per uno e di leggere i vostri pensieri e tutto ciò che vi ha fatto stare soprattutto bene in questi 5 giorni che non ci siamo visti e non ci siamo sentiti. Allora, ne approfitto per dire di prendere il quaderno di italiano e andare a scriverci la data di oggi. Allora, bimbi, siamo arrivati quasi a metà aprile. Già, mamma mia, il tempo sta volando, voi state crescendo tanto e mi dispiace non potervi vedere crescere, questo sicuramente è qualcosa che mi dispiace, però sono con voi e quindi vi chiedo penna blu, penna rossa e quaderno d'italiano. Eccoci qua. Allora, data di oggi. Oggi siamo proprio a metà mese, oggi è 15, eh? Sì. Agropoli, lettera maiuscola. Virgoletta, 15 aprile 2020. Sotto il stampatello oggi è mercoledì. Punto fermo. Stoppatemi pure. Ok. E adesso vi faccio qualche domandina riguardo al tempo che passa. Allora, abbiamo fatto quella breve filastrocca sui giorni di ogni mese, vi ricordate? La ripetiamo. Voi ascoltatemi, se non la ricordate, magari mi rimettete più volte così la ripetete insieme a me. Allora, pronti? 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31. Quali sono i mesi dell'anno che hanno 30 giorni? 30 giorni a novembre, aprile, giugno e settembre. Siamo nel mese di aprile, a 30 giorni. Qual è quel mese dell'anno che ha meno giorni? È il mese di si mettono le mascherine? Febbraio. Benissimo, siete ormai diventati bravissimi. Tutti gli altri mesi ne hanno 31. Adesso, sulle mani, siete tutti in arresto. Oh! Chiudiamo i pugni. Ricordiamoci un po' quali sono i mesi dell'anno. Il primo mese è gennaio, febbraio, ripetete insieme a me, eh? Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. I mesi dell'anno sono 12. Ci troviamo nel mese numero gennaio, febbraio, marzo, aprile. Mi fermo. 1, 2, 3 e 4 è il quarto mese dell'anno. Adesso, in che stagione ci troviamo? Sentiamo un po'. Inverno? No, no, no.
Estate, addirittura che siamo col costume? Siamo in primavera. Siete di bijou. Siamo in primavera. In primavera gli alberi come sono? Hanno sia tante foglie che tanti fiori. Si preparano a far uscire i frutti. Benissimo. Com'è il tempo? A volte c'è un po' di vento, a volte c'è molto sole. A volte può piovere, però qual è la differenza? È che mentre in inverno si indossano i cappotti, le sciarpe, i capelli, i guanti, in primavera cominciamo a togliere la sciarpa, cominciamo a togliere il cappello e i guanti. C'è un piccolo detto che mi diceva sempre la mia nonna. Aprile non ti scoprire, perché che cosa può succedere? Che nel mese di aprile torni ancora un po' di freddo. E infatti oggi il tempo è vero che è bello soleggiato, ma fa freddo. Se mettiamo il nasino fuori dalla finestra, sentiamo un po' più di freddo rispetto agli altri giorni. Però possiamo cominciare, vedete, io ho indossato la giacca proprio perché è vero che si sta meglio a livello di temperatura, però ancora non si può stare proprio a mezze maniche, quindi ci si veste un po' a strati, si mettono un po' di cosine a mezze maniche sotto e sopra una giacca. Voi che siete piccoli potete mettere dei giacchettini, dei pullover, vero? Dei cardigan aperti avanti, perché ci vestiamo un po' a strati in base anche alle ore del giorno. È vero, voi direte: maestra, ma io sto a casa. E beh, anche andare sul balcone, no? Può essere un momento per mettere o togliere una giacca, mettere o togliere un cardigan. Cerchiamo di non dimenticare queste cosine che possono sembrare banali, ma non lo sono. Cosa vuol dire banali? No, non vuol dire un frutto che si mangia come una banana. Banale vuol dire che può sembrare un po' sciocco, ma non lo è. Allora, adesso siete di nuovo in arresto. Vorrei sapere da voi i giorni della settimana. Sulle mani, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quanti sono i giorni della settimana? Ops, vi sto suggerendo, quanti sono? Sono sette i giorni della settimana, ok? E il mercoledì è il giorno numero, lunedì, martedì, mercoledì, è il giorno numero 3 della settimana. Adesso abbiamo parlato del tempo, quindi abbiamo fatto un po' una, si dice, ricognizione. Che vuol dire ricognizione? Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, su quello che è il tempo che passa, sui giorni, della settimana, sui mesi dell'anno e sulle stagioni. Adesso è mattino, dopo il mattino che viene? Ma come la sera, tu là in fondo? Dopo il mattino viene il pomeriggio, poi la sera, poi la notte, e ogni giorno si ripete sempre uguale, è sempre così. Può accadere che un mattino non arriva e dura la notte tutto il giorno? A meno che non siamo al polo nord o al polo sud, non può capitare. Ok, allora adesso abbiamo scritto la data, ci siamo rilassati, abbiamo ripetuto penna, no, cuoricino, mi sono ricordata, eh? Cuoricino, io lo coloro. Di che colore lo coloro di solito? Ah, ma siete proprio dei maghi. Rosso. Eccolo qua. Il mio cuoricino rosso e scendo giù. Penna rossa e mi vado a scrivere le mie vacanze casalinghe. Non vi preoccupate, vi aiuto io. Quando si comincia a scrivere, utilizzo la lettera maiuscola. Benissimo. Sotto il cuoricino le. Non scrivete troppo grande. Staccato dal le, la l in maiuscolo si scrive così. Mie. Mie. Vacanze. Vacanze. Senza dubbi, eh? Vedete? Casalinghe, ca, sa,
l'in, l'in, ghe. Come si scrive ghe? Cos'ha al centro? L'H muta, benissimo. G-H-E. Le mie vacanze casalinghe. Stoppatemi. Ok. Le mie vacanze casalinghe. Adesso, penna blu. No, penna rossa. No, matita. Che cosa prendiamo secondo voi? Vediamo un po', chi indovina? Penna rossa. Mi vado a scrivere in stampato maiuscolo la lettera. Ah, vedete che ormai siete diventati bravissimi con lo stampato maiuscolo. Tutte le lettere sono uguali. La, staccato, cosa, cosa, la cosa, più, p, i, u con l'accento, perché altrimenti più mi diventa più. Così. Stoppatemi, eh. La cosa più divertente. Di ver, non andate di fretta, eh. Di ver te n t è la cosa più divertente. Che, come si scrive che? Attenzione, non mi scrivete c, è c, h, è la cosa più divertente che. Altra h muta, ho, h, o, staccato da che, fatto, con due t. La cosa più divertente che ho fatto. Vi contate 1, 2, 3, 4 soldatini e mettete un trattino così. Guardate come ho fatto. Quindi 1, 2, 3, 4 e mi mettete un trattino, ok? In questo spazietto, bimbi, con il righello, non voglio vedere righe storte, brutte. Mi raccomando, siate precisi. Vi fate un bel riquadrino. E in questi quattro soldatini, in questi quattro righi, che fate? Ci disegnate la cosa più divertente che avete fatto. Vi do un consiglio. Visto che sotto dobbiamo scrivere, ve la disegnate qui, scrivete, la descrivete. Quindi qual è la cosa più divertente che avete fatto? Per dirvi, io la cosa più divertente che ho fatto in queste, durante questi giorni di stop è stato scartare le uova di cioccolato. Tra l'altro me ne è arrivata una express con il cioccolato al pistacchio che io adoro e quindi mi sono divertita a scartare i regali. Guardate, ho trovato questo ciondolino, questa catenina con questo ciondolino che ho messo proprio per farvi vedere. Quindi qual è stata per me la cosa più divertente? È stata scartare le uova di cioccolato. Me lo disegno in questo riquadrino e sotto scrivo scartare le uova di cioccolato per me. Ovviamente non mi copiate, eh? Trovate un'altra cosa divertente che avete fatto, mi raccomando. Lo scrivete però in corsivo, anzi vi do la possibilità o in corsivo o in stampatello. Lo stampatello è questo qui, questo che usiamo per scrivere oggi, va bene? Quindi o in corsivo o in stampatello me lo scrivete qui sotto con la penna blu, perfetto. Quindi ve lo scrivete, mi stoppate in questo momento e poi andate avanti in modo che lasciate lo spazio giusto. Adesso, dopo che abbiamo rappresentato la cosa più divertente che abbiamo fatto e l'abbiamo scritta, andiamo avanti. Penna rossa. La cosa più buona che
che, come si scrive? Benissimo, che H E ho mangiato. Mi conto sempre i miei soliti 4. Ah, sorry, avete ragione, ve lo devo far vedere. Eccolo qua, stoppatemi pure. Bene. E vi fate il riquadrino sotto, sempre di 4 soldatini. Se usate sempre il righello, mi raccomando, non voglio vedere linee tutte storte. Eccolo qua, vedete? E poi, la cosa più buona che ho mangiato, io su questo non ho dubbi, la cosa più buona che ho mangiato io, e ne ho mangiata tantissima, è stata la pastiera che ho preparato io con le mie manine, e ho anche mangiato, e devo dire la verità che ha riscosso molto successo anche nella mia famiglia. Sono stati tutti molto contenti di questa pastiera, tanto che addirittura ieri mi hanno detto: Diana, ma ce ne fai un'altra? E io ho detto: voi siete matti, ormai la Pasqua è finita, basta. E poi, quindi, io rappresenterò qua, se fossi un'alunna della prima A, rappresenterei qua, io che mangio una bella pastiera, e sottoscriverei la pastiera che ho preparato. Ovviamente non mi copiate, eh? E poi sotto io direi che ci conviene, visto che non ci entrano poi altri 4 soldati, vabbè, io lascerei 2 righe, non dovete scrivere tantissimo, eh? E mi vado a scrivere la sorpresa. Come si scrive sorpresa? Si scrive sor pre 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 sa sor pre sa più con l'accento sulla U bella. Che quanto è il bella? 2 L, benissimo. Che ho con l'H davanti, no dietro, non è ho, è ho. Trovato. T R O tro va to. Che faccio dopo? Me la vado a riquadrare, la disegno. Non fa niente se vi resta un solo rigo, eh? Cioè vi resta un rigo in meno, non riuscite a farlo di 4 soldatini ma di 3. Io per esempio riesco a farlo di 3 soldatini e me lo faccio di 3, non importa. Anche se un po' più piccolo non fa niente. Ecco qua. Guardate un po'. La sorpresa più bella che ho trovato. Mi raccomando, prima di fare tutto lo schema, svolgete anche l'esercizio in contemporanea in modo da utilizzare gli spazi giusti. Se scrivete per più di 2 righe la risposta della seconda richiesta, quindi la cosa più buona che ho mangiato, andate direttamente a pagina pulita, ok? In modo che non creiamo un ammasso e non si fa una cosa brutta che poi non riusciamo a capire dove inizia e dove finisce, ok? Ok, la sorpresa più bella che ho trovato. Beh, io l'ho indossata. Vedete che carino? Questo è un ciondolino. Me lo vado a disegnare. La sorpresa più bella che ho trovato qual è stato? Un ciondolino con un fenicottero. Per me, non mi copiate, mi raccomando, che poi mi arrabbio se mi copiate. Non dovete. Allora, bimbi. Quindi, ricapitolando.
la cosa più divertente che ho fatto. La disegno e la scrivo. La posso scrivere o in corsivo o in stampatello con la penna blu. La cosa più buona che ho mangiato. Ve la rappresentate, la scrivete, sempre con la penna blu, e poi la sorpresa più bella che ho trovato. In modo che la maestra Diana possa partecipare a queste vostre festività, anche se da lontano sappiate che siete sempre nel mio cuore e siete sempre vicini a me. Adesso chiudiamo il quaderno di italiano. Vi voglio far vedere una cosa che sto preparando per voi da un po' di tempo. Una sorpresa per voi che sto preparando. Che si chiama, adesso qualcuno riderà, dirà la maestra, mamma mia. Si chiama Piero pipì a letto. È il racconto di un bimbo molto carino che si chiama Piero. Che fa una cosa, secondo voi che fa? Chiamandosi pipì a letto, che può fare? Boh, chi lo sa? Vedremo, vedremo che cosa fa questo Piero. E vi sto preparando questo racconto che ho già scritto, è già pronto. Mi mancano solo i disegni che devo concludere, che devo fare per voi. E quindi poi avrete anche questo racconto personalizzato su Piero, su questo bimbo che si chiama Piero. Adesso, detto questo, leggiamo un pezzettino del Piccolo Principe e poi vi lascio in pace tutta la giornata. Allora, ci siamo? Eccolo qua, vi ricordate che avevamo visto i baobab che crescevano sul pianeta? Oh, Piccolo Principe, ho capito a poco la tua piccola vita malinconica. Per molto tempo tu non avevi avuto per distrazione che la dolcezza dei tramonti. Ho appreso questo nuovo particolare il quarto giorno, al mattino, quando mi hai detto: «Mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto». «Ma bisogna aspettare». «Aspettare che?» «Che il sole tramonti». «Da prima hai avuto un'aria molto sorpresa e poi hai riso di te stesso e mi hai detto: «Mi credo sempre a casa mia». Infatti, quando agli Stati Uniti è mezzogiorno, tutto il mondo sa che il sole tramonta sulla Francia. Basterebbe poter andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana, ma sul tuo piccolo pianeta ti bastava spostare la tua sedia di qualche passo e guardavi il crepuscolo tutte le volte che lo volevi. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte e più tardi ha soggiunto: «Sai, quando si è molto tristi, si amano i tramonti». Il giorno delle 43 volte eri tanto triste, ma il piccolo principe non rispose. Al quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu svelato questo segreto della vita del piccolo principe. Mi domandò bruscamente, senza preamboli, come il frutto di un problema meditato a lungo in silenzio: «Una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova, anche i fiori che hanno le spine?» «Sì, anche i fiori che hanno le spine». «Ma allora le spine a che cosa servono?» «Non lo sapevo. Ero in quel momento occupatissima a cercare di svitare un bullone troppo stretto del mio motore. Ero preoccupato perché la mia panne cominciava ad apparirmi molto grave e l'acqua da bere che si consumava mi faceva temere il peggio». «Le spine a che cosa servono?» Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda che aveva fatto. Ero irritato per il mio bullone e risposi un po' a casaccio: «Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori». «Oh!» Ma dopo un silenzio mi gettò in viso con una specie di rancore: «Non ti credo! I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono. Si credono terribili con le loro spine». Non risposi. In quel momento mi dicevo: «Se questo bullone resiste ancora, lo farò saltare con un colpo di martello». Il piccolo principe disturbò di nuovo le mie riflessioni. «E tu credi che i fiori
Ma no, non credo niente! Ho risposto una cosa qualsiasi. Mi occupo di cose serie io. Mi guardò stupefatto. Di cose serie. Mi vedeva col martello in mano e le dita nere di sugna, chinato su un oggetto che gli sembrava molto brutto. Parli proprio come i grandi. Ne ebbi un po' di vergogna, ma senza pietà aggiunse. Tu confondi tutto, tu mescoli tutto. Era veramente irritato. Scuoteva al vento i suoi capelli dorati. Io conosco un pianeta su cui c'è un signor Chernisi. Non ha mai respirato un fiore. Non ha mai guardato una stella. Non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni. E tutto il giorno ripete come te. Io sono un uomo serio. Bah, chissà chi è più serio. Un bimbo che si pone la domanda perché i fiori hanno le spine? O un adulto che dà delle risposte a casaccio a un bel bimbo biondo come il piccolo principe? Non vi fate troppe domande su questo libro, vivetevelo e basta. Allora, bimbi, io ho terminato per oggi. Vi auguro come sempre una splendida giornata ricca di tanto, tanto, tantissimo amore. Vi abbraccio forte, vi voglio bene come sempre, con affetto, la vostra maestra. Ciao, ci vediamo domani e mi raccomando i compiti.